Kankū Dai è la chiave di accesso al livello superiore della pratica del Karate-Do. Tra tutti i kata è quello con il maggior numero di tecniche, molte delle quali con la mano aperta, e con il maggior numero di colpi di gamba. Caratteristiche fondamentali sono i repentini cambi di direzione, la rapidità nel colpire in direzione opposta, l'ampiezza delle tecniche, il ritmo incessante e le 4 diverse altezze delle anche: altezza naturale, bassa delle posizioni standard, raso terra e alta nel salto finale. Il caratteristico Kamae iniziale di Kankū Dai prevede 2 fasi. La prima, mentre le mani unite si alzano, di introspezione. Da qui il significato di Kankū, guardare il cielo, scrutare nel vuoto, cercare nel profondo. La seconda, da quando le mani si staccano, formandosi a Shutō, di un ritorno alla dimensione più pratica e reale del combattimento. La prima difesa si esegue con la parte superiore dell'avambraccio, Haiwan-uke, tenendo pronto l'uso della mano aperta, Kaishō, per un ulteriore colpo. Da notare la transizione da Hachiji-dachi a Kōkutsu-dachi, dove è necessario tenere fermo il tallone, rientrare con la punta del piede, piegare il ginocchio abbassando così l'anca verticalmente sul posto, avanzare con l'altra gamba. Nello stesso modo dalla parte opposta, rientrare con la punta del piede, spostare indietro il baricentro, posizionare correttamente l'altra gamba. La corretta esecuzione di questi due Kōkutsu-dachi, con lo spostamento del baricentro da una parte all'altra parte, è la vera difficoltà di questa prima parte del kata. Da Kaishō Haiwan-uke, Tate Shutō-uke si forma direttamente e contemporaneamente alla sua posizione Hachiji-dachi. Nella combinazione che segue, formata da Chōku-zuki, Uchi-uke, ripetuto 2 volte, come nel kata Bassai Dai, è necessario porre la massima attenzione sulla coordinazione dell'azione dell'anca con ogni tecnica. L'azione dell'anca, infatti, deve intervenire al momento dell'impatto della tecnica con il bersaglio. Azione dell'anca che per il primo Chōku-zuki è di vibrazione, mentre per i restanti colpi è di rotazione. In Uchi-uke, un errore comune da evitare assolutamente è di caricarlo solo parzialmente, privandolo così della sua corretta dinamica. La combinazione di Uraken Uchi Yoko-geri prevede dapprima il caricamento dei 2 pugni al fianco e della gamba e solo in seguito il lancio dei 2 colpi simultanei. Dopo aver colpito è necessario mantenere lo sguardo sull'avversario fino al completo richiamo dello Yoko-geri prima di continuare il kata. Da notare che Yoko-geri non deve obbligatoriamente colpire a livello Jodan. Anzi, un corretto calcio Chudan o Gedan è sicuramente da preferire a un calcio Jodan che come obiettivo ha solamente l'altezza del piede. Uraken Uchi invece deve sempre colpire Jodan ed essere completato col braccio teso e con la sua arma Uraken bene esposta. Osae-uke è la parata pressante ed è combinata con un grande spostamento in avanti che si conclude con Nukite. Dopo aver neutralizzato il primo attacco dell'avversario con Shutō-uke, sul secondo attacco Osae-uke interviene con la forza del Hara che spinge il corpo in avanti quasi a travolgere l'avversario in modo che non abbia più spazio per un ulteriore attacco, e Nukite va da buon fine. Durante l'azione di Osae-uke, l'altro braccio va mantenuto fermo per garantire compattezza al corpo e la veloce ed efficace azione di Nukite. Shutō Age-uke Shutō-uchi è una combinazione di parata e contrattacco a mani aperte caratteristica di Kankū Dai. Mentre la mano sinistra si abbassa per chiudere il varco Gedan all'avversario e contemporaneamente per prepararsi all'azione di Shutō Age-uke, Shutō-uchi si carica in alto per poi poter scendere verso il bersaglio con un movimento ampio e diagonale simile a un colpo di katana. Tutta l'azione di Shutō-uchi necessita della forza del Hara, senza la quale sarebbe impossibile eseguire la tecnica con la corretta ampiezza ed efficacia. Per la forza centrale dell'Hara è di assoluta importanza per la parte inferiore la costante spinta a terra del tallone posteriore. Per la parte superiore, nonostante il braccio ben alzato, non tenere la spalla contratta, bensì rilassata, collegata all'arco. Il Mae-geri che segue Shutō Age-uke Shutō-uchi va eseguito tenendo le mani ferme. Solo dopo aver richiamato il calcio, cioè aver fatto hikiashi, ci si può rivolgere al prossimo avversario caricando perfettamente le braccia per poter eseguire un corretto Jōdan Uchi-uke Gedan Barai. Nella fase di atterraggio va evidenziato lo spostamento all'indietro delle anche, sia per rendere più efficace l'azione di Jōdan Uchi-uke Gedan Barai, che per prepararsi all'affondo di Jodan Shonagashi-uke Kaishō-uchi. Affondo che deve essere rapido e subito seguito da un lento e controllato Kamae in Haiwan-uke. La combinazione di Uraken Uchi Yoko-geri si ripete in questa fase del kata, ma con la differenza che dopo il richiamo dello Yoko-geri si continua verso lo stesso avversario colpendo con maeji a te, il colpo di gomito frontale. Affinché maeji a te sia rapido e l'azione della mano opposta sia efficace, è necessario mantenere Uraken Uchi fermo e spinto in avanti durante l'avanzamento e la discesa a terra della gamba anteriore. Solo al momento del tocco del piede a terra, la mano dell'Uraken Uchi va aperta, spinta ancora più avanti e posizionata a livello Chudan. Solo allora, affondando completamente lo Zenkutsu-dachi e usando tutta la forza della rotazione dell'anca, maeji a te può colpire la mano opposta, che a sua volta colpisce il gomito con la massima velocità. Dopo i 4 Shutō-uke, da non sottovalutare e quindi da eseguire al più alto livello, si ripropone la combinazione di Shutō Age-uke, Shutō-uchi, Mae-geri, che però qui è completata con l'affondo di Tate Uraken-uchi nella posizione di Soete Age-uke. Affondo costituito da un grande passo in avanti generato dalla spinta della gamba di sostegno, spinta che fin dallo scattare del Mae-geri non deve mai venire meno. Durante l'affondo Tate Uraken-uchi si carica rapidamente passando sotto il braccio opposto, che con la mano aperta mantiene l'avversario a distanza fino al completamento del colpo. Dopo l'affondo dell'uchi-uke che segue, è di assoluta importanza mantenere il ginocchio della gamba anteriore spinto in avanti per non perdere il vantaggio acquisito con l'affondo e produrre una difesa più rapida ed efficace. Soete Ura-zuki è una tecnica caratteristica e unica di Kankū Dai, tecnica che nasce dall'impossibilità di trovare altre strategie difensive se non quella di letteralmente buttarsi contro l'avversario, cercando contemporaneamente di proteggere il più possibile il proprio corpo. La guardia con le mani a terra che segue il colpo enfatizza questo tipo di situazione in cui, circondati da avversari, si ha l'esigenza di trovare soluzioni strategiche alternative. Da Zenkutsu-dachi Gedan Zuki, usando la forza della Ra, Soete Ura-zuki deve partire in modo rapido e diretto, senza pause nel mezzo. Così anche la discesa a terra deve essere diretta, senza richiamare indietro le braccia prima di scendere a terra. Anzi, spingendo avanti le mani, idealmente per spingere l'avversario lontano da noi. Dalla posizione con le mani a terra, Gedan Shutō-uke si applica in Gedan Kōkutsu-dachi. L'altezza delle anche deve quindi rimanere il più possibile bassa e comunque al di sotto dell'altezza delle posizioni standard, come per esempio Kōkutsu-dachi. Cosa non facile, ma che per questo non deve essere ignorata, preferendo così un'esecuzione molto meno impegnativa. Nella parte finale, Kankū Dai ripete la combinazione Osae-uke Nukite, che però continua con una rotazione per divincolarsi da una presa al braccio e concludere con Tate Uraken-uchi, seguita da Yoko-zuki. Nella rotazione è essenziale non irrigidire le spalle, spingendo avanti il corpo, ruotare l'avambraccio col palmo verso l'alto, piegare e affondare il gomito, caricare in modo ampio Uraken Uchi e colpire con l'affondo il kibarashi. Yoko-zuki che segue va caricato con il pugno a contatto con la clavicola opposta e il gomito ben stretto al corpo, in modo che l'azione del braccio, coordinata con lo scivolamento in avanti del corpo, abbia la massima efficacia. Ryo-ude-uke Gedan Zuki è la doppia parata con entrambi gli avambracci e il contrattacco di colpo di pugno verso il basso. Per comprendere la non facile dinamica di questa combinazione è indispensabile la conoscenza della sua applicazione di base, che prevede la difesa di un doppio attacco simultaneo di Jodan Zuki, e da qui la difesa di Jodan Uke, e di Mae-geri difeso con Gedan Uke, e il contrattacco di Gedan Zuki sulla caviglia dell'avversario. Nell'esecuzione è quindi necessaria una perfetta coordinazione tra il caricamento delle braccia, lo spostamento in kibarashi e l'affondo della doppia parata e di Gedan Zuki. Kaishō Jodan Uchi-uke, la difesa alta coi polsi incrociati e le mani aperte, difende un attacco di Gedan Zuki per poi afferrare il braccio e, sfruttando la forza della rotazione e dell'abbassamento delle anche, far leva sulle articolazioni del gomito e della spalla dell'avversario. In Kaishō Uchi-uke i dorsi delle mani devono mantenersi vicini tra loro, in modo da bloccare il polso dell'avversario fin da subito. Nella rotazione per posizionarsi in Zenkutsu-dachi Ryoken Juji Kamae è essenziale tenere la schiena ben dritta e farsi guidare dalla forza della tenuta della Hara, naturalmente unita ad una corretta respirazione. Nidan Tobi-geri è il doppio Mae-geri con salto che termina con Tate Uraken Uchi e precede il grande Kamae finale di Kankū Dai. Tutti i salti presenti nei kata e nel karate in genere sono da considerarsi strategie di combattimento e non degli esercizi ginnici fini a se stessi. Quando poi nel salto è compresa una tecnica, come in Nidan Tobi-geri, il salto deve essere in funzione della tecnica e non viceversa. Quindi, nell'esecuzione di Nidan Tobi-geri va data precedenza ai due Mae-geri piuttosto che all'altezza del salto, tralasciando magari di eseguire il primo Mae-geri. Inoltre, dove nell'azione del salto c'è il chiai, questo va fatto al top del salto e non all'atterraggio. Il grande Kamae finale di Kankū Dai ha una doppia valenza, una difesa contro attacco di Mae-geri e una dimostrazione di forza fisica e mentale nonostante il grande sforzo richiesto dal kata. Da Zenkutsu-dachi Tate Uraken-uchi contro un attacco sul fianco di Mae-geri, Gedan Kake-uke deve intervenire fin da subito per poi continuare durante tutto lo spostamento e, una volta completato il kibadachi, terminare in modo figurato in Hachiji-dachi con Yamagamai. In tutta questa azione la forza del Hara è di massima importanza, sia per poter agire con Gedan Kake-uke e poi poter abbattere l'avversario, che per concludere il kata con la dovuta energia. Kankū Dai! Il kata è un combattimento. Per eseguirlo in modo corretto è necessario che in ogni colpo sia presente l'avversario, ovvero il motivo per cui si sta combattendo. Motivo che si può scoprire solo eseguendo ogni colpo con la massima intensità. Hey, God! Hey! Hey!